Messi, entra al área Messi, chuta Messi, gol. Hola, buonanotte a Totom, buonasera a tutti qui da Radio Barça Italia su www.radioromafutura.it dallo studio
di Roma, via Nomentana 643, la sede della Pegna Blaugrana di Roma. Maxi Morgante che vi parla, e con me in studio non poteva mancare il nostro periodista argentino Alberto El Flaco Polinori, che mi ha portato la pioggia. Piove a Roma, piove, ormai piove. Quasi da 24 ore ininterrottamente. Hola, salve a tutti, siamo qui in un'altra puntata di Radio Barça Italia. Allora, ci scusiamo per il lieve ritardo, ma stavamo preparando, vista la fine della partita contro il Murcia, appunto, anche tutto quello che riguarda questa partita, partita che si è giocata alle 19:30 all'Estadi Camp Nou di Barcellona. La partita era valevole per i sedicesimi di finale della Coppa del Re. Il Barça già aveva vinto fuori casa per 3-0 a Murcia e si è ripetuto al Camp Nou con le reti di Pago Alcácer, Gerard Piqué, Pago Alcácer sedicesimo sul passaggio da Aleix Vidal, poi ancora Aleix Vidal che fa segnare Gerard Piqué e segna proprio lui, Aleix Vidal al 60esimo, poi si sfogano Denis Suarez e il Arnaiz, eccolo, il giovane José Manuel Arnaiz Díaz del Barça B, del Barça B, Pepito, che va a segnare. José Pepito, sì, esattamente, va a segnare su questo passaggio di Denis Suarez sul passaggio di Sergi Roberto che rivede il campo. Salutiamo Antonio Galletti, socio della Pegna di Roma, abitante di Bologna, che ci scrive via messaggio. Ciao Antonio. E ovviamente il Barça passa ai sedicesimi. Alberto, ci sono stati dei risultati sorprendenti. Lleida va a vincere alla Noeda di San Sebastian 3-2, il Rimonta perdeva 2-0, il Lleida che si qualifica ai sedicesimi di finale, chissà se non lo incontrerà il Barça, quindi un derby tutto catalano. La Real Sociedad in caduta libera, e attenzione perché ieri il Real Madrid non è andato oltre il 2-2 in casa contro il Fuente Villa, cioè una squadra più bassa di categoria del Murcia. Quindi questo ci fa che ha preso due gol al Bernabeu, ci fa capire quanto il Real Madrid in difesa, Fuenlabrada, esattamente, pensavo che era il Fuente Via, ridente cittadina della Costa del Sol, nella provincia di Malaga, invece no, questi poveracci qua del Fuenlabrada. Insomma, che se, questi fanno che manco so che categoria fanno, vai, mamma mia, fanno la Serie C con Real Madrid B, e sono pareggiato 2-2 al Santiago Bernabeu ieri, hai capito, Alberto? Hai pareggiato all'89esimo Portia dopo che addirittura vincevano 1-0 col gol di Mia. Hai capito che roba? Certo, Real Madrid come noi ha messo in porta Navas, aveva messo Tejero, Hakimi, Hernandez, però insomma stava giocando anche con Ceballos, stava giocando con Kovacic, stava giocando con questo attaccante Mayoral Moya, che se ne parla molto bene, quindi insomma ha pareggiato. Quindi il Barça continua nella sua striscia positiva che lo vede in questa stagione imbattuto nelle tre competizioni sta facendo, cioè Liga, Coppa e Champions. E martedì prossimo ci sarà il sorteggio? Sì, per le ottavi, no? Esattamente. Allora andiamo a vedere esattamente come si è svolta questa Coppa, questi sedicesimi di turno. Intanto ieri, appunto, abbiamo parlato del Real Madrid, si è giocata questa partita al Bernabeu finita 2-2, ma il Real Madrid aveva vinto all'andata nettamente e quindi si è qualificato per 2-0. Poi il Levante ha passato il turno pareggiando in casa 1-1 contro il Girona a Valencia, aveva vinto 2-0 a Girona. Il Celta Vigo ha battuto l'Eibar in casa al Balaidos e aveva vinto 2-1 in terra basca. Il Malaga 1-1 ha impatato in casa col Numancia, squadra di Serie B. Così che è passato il Numancia. Esattamente. E poi il Leganés ha passato col Valladolid 1-0. Aveva vinto 2-1 a casa del Valladolid. Questo era ieri. Invece oggi si è giocato, abbiamo detto il risultato del Barça, abbiamo detto il risultato
dell'Oieida. Il Siviglia ha battuto nettamente 4-0 il Cartagena. Adesso al 25esimo della prima parte, Athletic Club Bilbao, Formentera, questi sono venuti insomma al Formentera tutti a festeggiare, sempre in vacanza stanno. Capirai. Però l'andata era finita 1-1. Guardate, ecco, dice Alberto. Al Nuovo San Mamés, l'Atletico Madrid contro l'Elche, invece anche lì aveva pareggiato 1-1 in terra valenziana. L'Atletico Madrid oggi gioca al Metropolitano e Las Palmas anche 0-0 col Deportivo La Coruña, però il Las Palmas ha vinto 4-1 a casa del Super Depor, è andata esattamente dello Sgallego. Lo Gaitas. Allora, quindi questa è la Coppa del Re, ma noi facciamo un passo indietro, Alberto, e andiamo in quel che è stato la partita di sabato, perché la partita di sabato l'avevamo detta la settimana scorsa, scusa, di domenica l'avevamo detta, diciamo il furto la settimana scorsa, che era la partita del partito. Il Real Madrid ha sofferto in casa contro il Malaga, vincendo 3-2 con molte polemiche, con anche qui prende due gol dal Malaga, che sta lottando per retrocedere, è a 7 punti, ha fatto in 13 partite. Il fanalino di coda. No, l'Alavés in questo momento a 6 punti, ma insomma a 7 c'è la Spalmas e Malaga, quindi insomma possiamo dire che più o meno stanno lì. E il Real Madrid ha vinto 3-2 con un rigore molto regalato a Cristiano Ronaldo, dopo che era stato annullato un gol buono al Malaga. Questa cosa. E c'è stata poi la netta vittoria invece dell'Atletico Madrid, che ha vinto ben 5-0 a Valencia contro il Levante. La domenica andiamo in questo big match al Mestalla, dove il Barça comincia un grandissimo primo tempo, bellissimo. Il Valencia era completamente annichito, fa un gol con Leo su Pavel Aineto, l'arbitro non lo vede, è entrato di un metro, non lo vedono i segnalini. Siccome in Spagna non esiste né il VAR né line technology né l'arbitro dietro la linea, l'arbitro non l'ha dato. Secondo tempo esce fuori il Valencia, noi scaliamo anche fisicamente, c'è il gol di Guedas. Il Valencia, un'altra bella partita di Stegen, e noi cominciamo a riprendere un po' il mano della partita, e insomma poi il Leo si inventa, come al solito, quel passe fantastico, eccezionale all'82esimo per Jordi Alba, che la mette dentro e finisce 1-1 al Mestalla. Ci prendono due punticini l'Atleti e il Real Madrid, rimane a 4 punti il Valencia, però insomma credo che possiamo essere molto molto soddisfatti del risultato. E penso che sì, perché il problema è che per quel che si può apprezzare, era tutto calcolato per far perdere al Barça. Come è possibile secondo te fare un errore di questo genere? Quello è, inoltre c'hai guardalinee, no? Per qualcosa ci stanno i guardalinee, no? Che ne so? No, ma il guardalinee era posizionato malissimo. Questo lo dobbiamo dire. Sì, quello sì. Il guardalinee era posizionato, e non si sa perché era posizionato malissimo. Ora, perché non c'è, come negli altri paesi, l'arbitro dietro la porta? Non c'è niente in Spagna. O la tecnologia, non c'è niente. Ma certo, perché se no si potrebbero rubare partite tanto facilmente. E quello è, evidentemente, quello, perché se no non c'è altra spiegazione logica. Insomma... Che dire, direbbe qualche nostro amico. Io continuo a non capire. Sta di fatto che però il Barça è lì, e io vi do anche una notizia, anche per chiudere poi il discorso della partita di oggi. Sai, Alberto, che oggi tutti i giocatori non convocati